Welcome? Omuvorama? Sì. Allora, l'album che andremo a registrare a dicembre, diciamo che è partito più che altro, diciamo, i pezzi che andranno a contenere, diciamo, l'album. Non ho capito un cazzo di che sto dicendo. No, ci riprovo. Cioè, ho detto delle puttanate, manco le bestie, però. Questa tienila. Aspetta, fammi mettere insieme l'idea. Vabbè, allora, partiamo. Allora, cioè, ma io lo sapevo già che facevo una figura di merda. Ma infatti io aspettavo il momento che tu esplodessi. Sì, infatti ero lì, facevo. No, allora, era a occhi bassi, facevo. Dio maiale, che cazzo sto dicendo? Vabbè, lasciamo perdere, va. La risposta più cruda che potevo dare. Bella. Cazzo. Quando hai detto nel metal, nell'ambito metaliano, si può dire che ci sono dei seguaci, insomma. No, è vero, la gente, ragazzi, quando uno è focato per un gruppo, guarda i Rexor. I Rexor hanno, cioè, la gente che veramente li segue ovunque, cazzo. Che ci viene in mente? Giustamente, poi, cerchiamo anche di mettere un pochino anche del nostro, cioè, del... Leo. No, mi sto un po' affinando. Dammi la falange, non mi piace. No, dai, finisco io. Sì, posso ripartire. Sì, cioè io sto facendo una figura di merda di quelle incredibile. Meno male se era davanti, non lo so, tipo a Rock Magazine, ste stronzate, vabbè. Fai parlare coach. Se no parliamo tutte e due, no? Un po' di merda. Ti faccio la spalla comica. Sì. Fai delle spalla bomba. Si poteva fare un duetto così come si è fatto. Ma te, cioè sembrava un arabo, non si rosa le parole. Io sembrerò il cantante negramaro che guance d'Aidi. Due clipettine. This is my fate and the music I love is on. Is on the